ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Sulle labbra ho la tinta di Maybelline Lover. Allora, oggi finalmente sono riuscita ad andare dal DM, perché è aperto il DM nella mia città. Doveva aprire 2 settimane fa, ma a causa di maltempo la merce non era arrivata in tempo. Allora hanno rinviato l'inaugurazione e hanno aperto il 15 marzo. Il 15 non sono potuta andare, sono riuscita però ad andare oggi, che è sabato. Ho voluto andare oggi perché c'era il 20% di sconto su tutto il carrello fino a domani, che è domenica. Allora, ho preso un bel po' di cose che non mi servivano, cose che mi hanno incuriosito, insomma mi sono lasciata andare. In totale ho speso credo 100 euro, però mi sono state scontate 20 euro perché c'era il 20% appunto. Allora, vi mostro 3 cose veloci che ho preso al supermercato vicino, sempre nuovo, che è aperto, che si chiama Aldi, che è una specie di Lidl. E ho ripreso 2 peeling, body peeling. Vi ho mostrato questo qua nei top e flop di marzo, che mi piacciono tanto. Ho già questa versione, perché ci sono solo queste 2 versioni, ho ripreso questa all'acqua glaciale Loto e ho preso anche questa all'olio essenziale di limone e timo. Queste qua sono ottimi alla faccia del peeling, perché scrubbano veramente veramente bene e costano 99 centesimi l'uno. E poi ho preso anche uno struccante occhi di questa linea Ombia, che è la linea di quel supermercato. È un eye makeup remover waterproof con vitamina E e pantenolo bifasico. Questo qua mi è costato 1 euro. Già so che non mi piacerà, perché secondo me è molto simile a Cosmia, quello dell'Ocean, che mi ha fatto cagare, ma l'ho voluto prendere. Passiamo alle cose succolenti di DM. Questo è lo scontrino, immaginate. Allora, il negozio è bellissimo. Ho contato che all'interno del negozio ci sono 12 telecamere di sorveglianza e 3 tipi che girano, perché hanno paura che vanno a rubacchiare. È strutturato bene, l'unica pecca è che sono super super illuminati tutti i stand, quindi io non vedevo l'ora di uscire perché mi bruciavano gli occhi, perché si sono talmente tanto seccati da questa illuminazione. Poi è un caldo pazzesco, cioè insomma no, quella è l'unica cosa che, ecco, non mi è piaciuta. Però c'era tantissima roba. Io ovviamente non ho preso il make up a questo giro, perché ero anche con Andrea, e sapete che quando si va in giro con gli uomini bisogna fare un po' veloce. Ho preso più o meno le cose che mi interessavano e poi quando avrò modo di andarci da sola lo guarderò meglio. Ci sono tantissimi marchi, c'è La Vera, c'è Veleda e ci sono dei marchi loro, come El Verde, che ho preso qualcosina. Ho preso anche qualcosina di un marchio che mi ispirava tantissimo. Bandiamo le ciance, ora vi mostro quello che ho acquistato. Tengo lo scontrino, anche se con la mia velocità di trovare i prezzi, ciao, però noi ci proviamo. E niente, vediamo cosa ho preso. Allora, intanto vi mostro 2 tisane che ho preso, queste qua della Ricola, una digestiva, quella solubile, digestiva rilassante digestiva e rilassante, però non mi viene con melissa, fior d'arancio, rosa, lavanda, lupolo e tiglio. E questa qua con melissa, salvia, timo, sambuco, malva e menta. Queste 2 qua, a me le tisane piacciono tantissimo. Di queste tisane ne ho al lavoro, le facciamo e mi piacciono molto. Ho deciso di prenderle perché tanto avevo 20% di sconto su tutto. Le tisane adesso costano 2,99 euro l'una, no, anzi, una costa 2,99 euro, quella digestiva e rilassante, e l'altra, la melissa e timo, costa 3,99 euro. Bene, andiamo avanti. Vado a random, ragazzi, perché ho tutto sparso qua. Comunque mi hanno regalato anche la borsa gratis, che è da colla,
molto comoda, così la prossima volta quando ci andrò farò danni. Allora, di Al Verde ho preso due schiume detergenti, una alla mela e frutta e l'altra per le pelli sensibili. Allora, questa è la camomilla per le pelli sensibili, 3 in 1, quindi calmante, struccante e detergente per pelli sensibili, appunto. E l'altra è detergente in schiuma, sempre per la pelle sensibile, alla mela e limone. Queste qua sono 150 ml l'una, certificate Natural e Vegan, ok? E queste qua costano 2,99 euro l'una, quindi pochissimo. Poi ho preso, mi hanno dato un altro 10% di sconto, ho preso due balsami labbra che erano solo in questa versione alla calendula. Io ho terminato quello là di della Lidl, della Siena Natural alla calendula, ho deciso di prendere questo qua di Al Verde perché con i balsami bio mi sto trovando da Dio per le labbra. E questo qua l'ho pagato 1,19 euro, anche questi sono prodotti bio certificati Natru. Bene, poi andiamo avanti, di Al Verde ho preso anche un botto di roba, cioè proprio mi sono data la pazza gioia, scusate, adesso me li metto qua. Allora, ho preso gel detergente viso 100 ml con estratti di oia, non so cosa sia, per viso e occhi. Questo qua, dai, mettilo, beh, c'è tutto sparaflesciato, eccolo qua. Questo è da 100 ml e l'ho pagato... gel detergente, ce la facciamo, 2,69 euro. Poi ho preso il peeling sempre alla frutta, quindi mela e limone, questo qua sono 75 ml, questo qua l'ho pagato, no, perché non ti trovo, 2,89 euro, questo qua. Poi ho preso un gel detergente all'argilla, questa è una, anzi, una crema detergente all'argilla che è antibatterica, purificante, con estratto di cimcifuga racemosa e oli biologici, ora poi vedremo. Sono 100 ml, questo qua l'ho pagato, siero detergente, 2,59 euro. Poi ho preso l'olio per il corpo rilassante che contiene rosa canina a livello spinoso 100 ml, questo qua l'ho pagato 3,99 euro, quindi con i prezzi siamo un po' come l'olio anticellulite della Siena. Poi ho preso il contorno occhi con la cellula attiva 15 ml, contorno occhi l'ho pagato 4,99 euro. A questo giro ho preso anche un contorno occhi, visto che tra le scorte ho solo uno. Poi di mascherine cosa ho preso? Ho preso di Al Verde, ce la facciamo, ho preso a 99 centesimi, sempre questa qua alla frutta e questa qua alla rosa. C'erano solo queste due versioni e le ho pagate 99 centesimi, sono comunque due maschere. Poi ho preso il famosissimo burro corpo alla macadamia di Al Verde, questo qua l'ho pagato 3,99 euro, è un burro corpo alla noce di macadamia e burro di karité 200 ml, come se non ci fosse un domani e non avessi più burro corpo. E poi ho preso uno shampoo soltanto, che non è di Al Verde, perché sinceramente non mi ispirava nulla, però ho visto questo, ho detto no, questo lo devo prendere. È uno shampoo biologico detox con il carbone vegetale e zenzero di Intra, certificato IAB Vegan, ok, quindi senza schifezze, questo qua.
perché adesso non lo metto a fuoco, questo qua. E lo shampoo l'ho pagato 3,95 euro. C'era anche il balsamo e la maschera, ma sinceramente di balsamo e di maschera ne ho tantissime, quindi ho optato per lo shampoo. È un gel molto liquido, però sono stata curiosissima da questa dicitura di detox, perché io sono fissatissima. Bene, andiamo avanti. Allora, oltre alla marca Alverde, anzi scusate, l'ultimo prodotto di Alverde, ovviamente ho preso l'olio alla rosa, il famosissimo olio alla rosa selvatica. Sono 15 ml, questo qua l'ho pagato 3,59 euro. Dicevo, oltre al marchio Alverde c'era un altro marchio che ha catturato subito la mia attenzione, anzi altri due marchi. Uno è questo qua, che non saprei come pronunciarvelo, Naturchon, boh, questo qua. Ho preso il latte detergente all'oliva, questo, il pack è in vetro, e mi è incuriosito subito. Il latte detergente con l'olio di oliva, estratto di frutti d'olivo e delle foglie d'olivo. 100 ml, questo qua l'ho pagato 2,69 euro. Poi ho preso anche il contorno occhi, credo, no, ho preso l'olio idratante viso, sempre con l'olio di oliva mandorla e olio di girasole, con un effetto anti-aging. Sono 30 ml e questo qua l'ho pagato 3,59 euro. Mi piace molto perché è particolare, in cartone, semplice, però boh, questa etichetta ha catturato la mia attenzione, infatti ho preso tre prodotti. Il terzo prodotto appunto è una crema occhi rigenerante con olio d'oliva, 30 ml, quindi un bel po'. Credo che sia un vasetto, adesso lo apriamo insieme. Guardate, sembra qualcosa quasi di lusso. Anche questi sono prodotti bio, certificati Natru, e questo qua l'ho pagato 6,99 euro. Infatti, cioè, costosetto per dire, insomma, comunque è un bel prezzo, calcolando il fatto che sono 30 ml, quindi il doppio rispetto a un contorno occhi normale. E poi appunto vi volevo far vedere questa linea che, oltre a questi prodotti, che diciamo che io sono entrata al DM e mi sono fiondata sullo stand di Alverde, poi ho visto lo stand vicino che c'erano appunto questi prodotti che vi ho appena fatto vedere, che ho detto no, devo prenderli. E di questa marca che vi sto per far vedere, che vi dico già, loro ho preso pochissime cose, però la prossima volta che ci andrò, ovvero quando in estate, prenderò tutti gli altri prodotti, se mi piaceranno questi, perché già dal packaging mi hanno conquistato. Allora, il marchio si chiama Amaflora, certificato bio, certificato Natru e vegano, ok? Ho preso il gel detergente viso purificante e idratante per le pelli normali e impure alla mela e fiore di limone, questa qua, e questo qua l'ho pagato a Amaflora, allora, 7,99, quindi non poco. Poi ho preso sempre di Amaflora siero viso idratante per le pelli secche con acido ialuronico e fiore di tiarea, sempre certificato, eccetera eccetera. Il siero mi ha costato, troveremo Amaflora, 13,90 euro. E poi ho preso, tanto che c'ero, una crema viso lenitiva idratante per pelli sensibili alla stella alpina e fiore d'arancio, quindi ho preso un po' di tutte le linee, quindi c'erano tre linee. La linea alla stella alpina, la linea all'acido ialuronico e tiare e la linea alla mela e fiore di limone. La crema viso l'ho pagata, allora, Amaflora crema viso 11,90 euro, e sono 50 ml, quindi i classici
50 ml. Sono curiosissima di vedere come all'interno sia una crema con il suo airless, che mi piace molto. Sono molto molto contenta, poi ovviamente quando la utilizzerò vi farò sapere che sono super contenta. E tanto che c'ero, ho preso anche due mascherine di Amaflora. Ho preso appunto la maschera purificante alla mela e fior di limone, e sono due, ho pagato 1,99 euro, e poi ho preso la maschera viso anti-age rassodante con argan e fior di loto. Questa è un'altra linea che io andrò ad acquistare, la crema e il siero, perché c'era anche questa linea qua. E poi il mio ragazzo si è preso le due saponette alla Marsiglia, perché lui, lavorando con i metalli e il grasso, li lavano bene le mani. Comunque questa linea Amaflora mi sembra tanto simile sia nei prezzi che neanche nei packaging, ma anche negli ingredienti, come la nostra dell'idea. Quindi dell'idea mi piace, speriamo che mi piaccia anche questo. Margo, stai attenta. E niente ragazzi, io ho finito questo giro, ho speso, non mi pento assolutamente, perché lo so già che sono in stop d'acquisti, però volevo andare dal DM, mi sono un po' stufata di non poter acquistare nulla, ho fatto uno strappo alla regola, vi dico già che ho fatto un altro strappo alla regola, perché questo mese per Pasqua mi sono autoregalata il Clarisonic, quindi amen. Però continuo lo stesso a farla brava fino a giugno-luglio. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questi miei acquisti, se li avete già provati, se vi piacciono, se vi interessa magari qualche review in particolare, così magari inserisco qualche prodotto così per parlarvene. Io vi mando un grandissimo bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao bellezze!